E smettetela con questi lavacri. Smettetela di lavarvi in continuazione facendo uso di cose tossiche, detergenti, detersivi, balsami, prodotti per l'igiene intima. Smettetela. Ciò di cui puzzate è il tanfo della morte che neppure 100 docce al giorno potranno rimuovere. E poi vi meravigliate per i cambiamenti climatici, per la contaminazione ambientale, per tutto quello schifo che sta devastando l'umanità e il pianeta. C'è poco da meravigliarsi, siete voi la causa, i responsabili, i diretti complici di questo sterminio annunciato. E dunque è tanto inutile che vi laviate, siete sporchi nel profondo, siete senza spirito, senza anima, praticamente siete morti, fate schifo, puzzate di marcio, siete in decomposizione. Perché ciò che noi definiamo il male, l'orrore e la distruzione sono la conseguenza, gli effetti dell'assenza di principi etici, di scale di valori e di parametri di riferimento consolidati che avevamo avuto in dote all'alba dei tempi, prima di questo processo necrofilo di distruzione messo in opera dalla mente umana, perché lei è il nemico numero uno, il vostro nemico, la mente umana, opportunista, speculativa, razionale. Lui, lei è Satana. Tutto questo, la mancanza di tutto questo porta al relativismo, e cioè all'incapacità di poter distinguere la verità dalla menzogna, il vero dal falso, la furbizia dall'intelligenza, la libertà dalla licenza, il progresso dalla catastrofe. Questo dualismo mentale, persistente, schizofrenico, porta alla malattia mentale, alla follia, alla degenerazione, uno stato di totale caos e smarrimento che induce al suicidio, all'autodistruzione e che anticipa l'apocalisse. E oggi, alla vigilia dell'apocalisse, praticamente il giorno prima, si manifesta in tutto il mondo per il clima e non si capisce che cazzo voglia dire, si manifesta per il clima. Questa è un'operazione mediatica, architettata e sponsorizzata dal sistema bestia Satana, che ha preso come testimonial una poverella gnoma dei boschi usata come scalpo pubblicitario, demagogico, per portare avanti la sua opera di distruzione, un altro modo, un modo come un altro attraverso il quale il sistema farà cassa sulla vostra pelle. Qui c'è poco da differenziare la plastica, qui siamo alla fine. Questo è arrivato il momento di una rivolta globale, andare a prendere questi rettiliani a casa e tagliargli la gola, e non c'è altro da fare. Tutto il resto è aria fritta, perché il countdown è partito, siamo alla fine, 10 anni e tutto se ne va a fanculo e non vi resta neppure il tempo per pregare e per abbracciare i vostri figli e accarezzare i vostri nipoti. La giostra ha finito di girare, l'umanità è in preda alla follia, alla malattia mentale, alla neurodegeneratività del loro cervello. È una pandemia globale dove si farà uso di psicofarmaci come una terapia
a livello mondiale per curare la depressione, gli attacchi di panico, la dissociazione, la bipolarità e tutti quei disturbi del sistema nervoso che devastano la vostra vita. Mentre voi continuate a farvi le docce, a usare i prodottini igienici, di igienico non c'è un cazzo, tutto quello che usate è morte. Distrugge il vostro spirito, corrode la vostra anima. Siete morti che respirano, ma nessuno ve l'ha ancora detto, e neppure la vostra coscienza lo sa, perché la vostra coscienza è morta da tempo. È finita, siete stati complici di questa apocalisse e ne pagherete il prezzo in questa vita e anche dopo, e credo per l'eternità. Vaffanculo umanità, mi fai schifo da sempre.